Oggi è una giornata particolare, la maggior parte di voi lo saprà già. E c'è un tramonto bellissimo. Quindi voglio condividere con voi un messaggio che ho condiviso con i miei colleghi ormai 3 anni fa, il giorno dell'incidente del 6 febbraio del 2020. È un messaggio per tutti i macchinisti, ma non solo. Per tutti coloro che viaggiano e che hanno un ruolo di grande responsabilità in questo mondo. Dopo l'incidente su internet 3 anni fa ha cominciato a girare una vignetta molto bella, sulla quale c'era scritto: Giuseppe, ma tu hai le chiavi del paradiso? Tranquillo Mario, abbiamo la tripla. E da lì partì una riflessione. Io ero a Livigno con mia moglie e all'epoca aspettavamo nostra figlia. E ho pensato a quante volte, ho pensato, tanto a me non capiterà mai. Questo è il pensiero che molti si creano quando leggono una notizia o per giustificare una loro paura, ma non è il caso nostro. Noi sappiamo che può capitare, lo sappiamo come sappiamo che tutto quello che può succedere succede. Ed intimamente, ed egoisticamente, speriamo solo che non capiti a noi, ai nostri cari o anche a un collega, perché che dir se ne voglia. Siamo in questa miriade di imprese e tutti una grande famiglia. Ma sappiamo che il mostro esiste ed è lì dietro l'angolo. Quando saliamo sulla locomotiva o quando infiliamo i guanti per iniziare una verifica, pensiamo per un attimo a quanto siamo fortunati. Pensiamo ai nostri colleghi che non ci sono più e facciamo del nostro meglio per onorare la loro vita, i loro sogni, le loro ansie, durante i corsi o anche le loro nottate passate a studiare prima degli esami, il loro primo maestro, il loro primo treno. Il loro dire non posso sabato lavoro o il loro rimandare gli appuntamenti perché il treno ha fatto tardi, il loro ascoltare storie di altri incidenti ed il loro speriamo non capiti mai a me. Pensiamo al dolore dei familiari, degli amici, delle persone che li amavano che per una distrazione, una superficialità o uno strano scherzo del destino ora dovranno piangerli per tutto il resto della vita. E si aggrapperanno al ricordo arrovellandosi la pancia mentre gli occhi al cielo chiedono a Dio perché lui. A peggiorare le cose spesso e volentieri ci sono anche i media che ti bombardano con un si poteva evitare e io non voglio dare questo dolore a chi mi ama. Ma noi sappiamo che quello che può succedere succede. Però proprio per questo non dobbiamo essere complici del destino. Diamo il massimo. Noi siamo un'elite. Un'elite che ogni giorno, con il sudore della fronte e con i sacrifici che solo noi conosciamo, dà un bacio alla fidanzata, al fidanzato, alla moglie, al marito, al cagnolino, ai figli, e con la consapevolezza che ha la sua missione e che la missione odierna, la priorità su tutto, parte. Molti ci criticano dicendo che percepiamo uno stipendio da dirigente senza fare niente, fa anche rima, no? Senza però mai riflettere su una cosa che è veramente ciò che il nostro lavoro implica. È vero, abbiamo la certezza di poter pagare il dentista ai nostri figli, di poter leggere un messaggio dal nostro smartphone di ultima generazione e di guidare l'auto che ci piace, ma abbiamo anche la certezza più di chiunque altro che gli anni non torneranno più. Quella birra con un amico rifiutata perché la mattina presto devi prendere servizio, o quell'appuntamento saltato con quella ragazza bellissima perché il treno ha fatto tardi. Quella domenica che invece di stare a pranzo con i genitori o allo stadio sei andato a fare servizio su un turno che non era neanche il tuo per coprire un treno per un collega che stava in malattia. Poi un giorno ti giri e realizzi che tutto ciò che hai lasciato non tornerà più. Perché lo fai? Me lo sarò sentito dire 100 volte. Chi di voi non se l'è sentito dire non è veramente un ferroviere. La verità è che la ferrovia non è un lavoro, è uno stile di vita e della vita che in un modo o in un altro abbiamo scelto di vivere. Noi abbiamo un conto aperto con il mondo. Ripetetevelo ogni volta che da lontano scorgete la vostra locomotiva. Dovete essere un esempio da seguire per i vostri colleghi e per gli aspiranti tali. Sarete più efficaci con la forza dell'esempio. Sapete fare e sapete essere. Io personalmente da quel giorno ho prestato molta più attenzione. Sono stato molto più consapevole in tutto ciò che ho fatto e sono stato molto cosciente della mia fortuna, lo continuerò a fare e sfrutterò la mia fortuna per migliorare e per migliorarmi. Ora guardatevi allo specchio
E se pensate che dobbiate alzare il vostro livello di guardia per voi stessi e per gli altri, anche per essere d'esempio, fatelo. Potrete contare su ogni collega, perché, ripeto, noi siamo un'eccellenza. Siamo una nicchia che percorre l'Italia in lungo e in largo, e chi ci ama deve sapere che noi facciamo di tutto per proteggerli e per proteggerci. La nostra missione è di rispettarci e di non dare mai nulla per scontato. Che sia il macchinista, il PDT, il coordinatore di sala operativa, il responsabile, il dirigente, tutti noi siamo la linfa di cui la ferrovia vive, di cui vivono le nostre famiglie e i nostri cari. Quei cari che già soffrono la nostra mancanza, che oggi più che mai hanno bisogno di essere tranquillizzati. Dimostriamo che tutto ciò che possiamo fare lo facciamo. E se lo facciamo da ora, non avremo più niente di cui rimproverarci o pentirci. Perché avremo fatto tutto il possibile per contrastare il destino. E non mi meraviglio se avete paura, ne ho anch'io ogni giorno, perché questo è un compito difficile e ci vogliono uomini e donne notevoli per portarlo avanti. A maggio mia figlia compierà 3 anni e voglio che lei e mia moglie, le due persone più importanti della mia vita, quando il papà indosserà la divisa, le scarpe antinfortunistiche e lo zaino, non pensino che potrò uscire e non tornare. Questo è un nostro piccolo segreto che dobbiamo intimamente nascondergli. Quindi fate del vostro meglio. Cercate di essere ogni giorno la versione migliore di voi stessi. Per quelli che ci sono e per quelli che non ci sono più.